Ora ascoltiamo l'intervento di Maurizio Migliavacca, al quale, scusa Maurizio, io ho 9 persone iscritte per il dibattito che si aprirà subito dopo, quindi direi avremo circa 1 ora e un quarto di tempo per il dibattito. Se ci sono altri che si vogliono iscrivere, lo facciano magari durante l'intervento, in modo che ci regoliamo poi sui tempi. Grazie. Vabbè, io sarò molto breve, perché a proposito di politica come ascolto e dialogo penso che sia meglio dare spazio a chi vuole intervenire, poi c'è Dario che concluderà. Una sola considerazione: noi viviamo tempi difficili, ma a ben guardare questi tempi, come ha detto Vittorio, rilanciano le ragioni fondative del Partito Democratico. La grande crisi che sta investendo tutto il mondo occidentale, non solo l'Italia, ma tutto il mondo occidentale, sta mettendo in discussione il paradigma che ha guidato la politica della destra sicuramente, ma diciamoci la verità, che ha avuto un'influenza anche sulla politica della sinistra e del centrosinistra negli ultimi 15 anni. E cioè quel paradigma per cui la finanza comanda, la politica si riduce alla gestione dell'esistente, la politica va in televisione, coltiva le paure e alimenta dei sogni. Questo paradigma della politica è fortemente messo in discussione appunto dalla grande crisi e chiede, per questo io dico che siamo di fronte, secondo me, ad una grande possibilità per il Partito Democratico, per le sue ragioni fondative. Chiede il passaggio ad un'altra politica, ad un'altra idea di politica. La prima, una politica come proiezione verso il mondo. Lo dico in una battuta: noi non possiamo accettare, noi non possiamo tollerare che a pagare la crisi finanziaria, la crisi che è stata prodotta dalla grande speculazione finanziaria, sia lo Stato sociale, siano i lavoratori, siano gli artigiani. E per questo c'è bisogno, ad esempio, di una politica che abbia il coraggio di lanciare anche delle grandi idee, come a quella, ad esempio, di una tassazione sulle transazioni finanziarie, che faccia sì che il debito prodotto da questa crisi finanziaria che gli Stati hanno incorporato sia pagato da chi questa crisi finanziaria l'ha prodotta. Abbiamo bisogno poi di una politica, e qui ritorna il PD, come progetto, come grande progetto, come visione. Io ho detto che sono breve, non trovo espressione migliore del titolo di un bel libro che io consiglio di leggere, anche perché è molto, anche tra l'altro, abbastanza breve e piacevole, e cioè l'idea di un'economia giusta. L'idea di un'economia giusta, perché noi siamo in un tempo in cui la giustizia sociale non è più solo un'esigenza morale, importante per l'amor del cielo, ma diventa anche un'esigenza sociale ed economica se vogliamo dare ossigeno alle nostre economie, se vogliamo dare respiro al lavoro, innanzitutto al lavoro dei giovani e delle donne. E questa economia giusta ha bisogno anche di uno Stato. Di qui un federalismo non delle chiacchiere, ma di uno Stato che sia appunto più vicino ai cittadini, più vicino ai territori, più vicino alle comunità. Abbiamo bisogno di una politica, e qui torna un'altra ragione fondativa del Partito Democratico, che ritorni ad essere guida morale del Paese. Io penso che anche quando non ci sarà più Berlusconi, noi purtroppo dovremmo fare i conti, e non per poco tempo, con l'eredità peggiore del berlusconismo, che è stato quello appunto di avere ridotto la politica a merce, di aver calpestato valori, regole, un senso civico. Ma la politica, se vuole assolvere a quei compiti di cui parlavo prima, appunto, una politica come progetto, deve ritornare adesso una politica che sa anche essere esempio e guida morale. E qui c'è anche una responsabilità
è un compito che è innanzitutto di un partito come il Partito Democratico. E poi finisco, la politica come partecipazione. La politica come partecipazione, perché noi non usciremo dai problemi di cui ha parlato Vittorio, tanto a livello nazionale quanto nella nostra provincia, se non ritroviamo anche il senso di una, della comunità, il senso di un impegno comune, il senso di uno sforzo civico, di una riscossa civica, perché la politica deve rinnovarsi, deve essere all'altezza delle sue responsabilità, ma la politica da solo non basta. Se non si ritrova, come è successo nei momenti anche più difficili, è sempre successo nei momenti più difficili, se non si ritrova appunto questo senso di un comune impegno, di un destino comune. E allora, ed ho veramente finito, io penso che noi dobbiamo vivere questo periodo, questi problemi, questi passaggi difficili come una grande opportunità per quelli che sono i valori, le proposte, le idee fondative del Partito Democratico, e dobbiamo farlo in un contatto quotidiano con i problemi della gente. Abbiamo aperto un cantiere che si concluderà all'inizio dell'anno, un nuovo progetto per l'Italia. Abbiamo messo in campo a Varese, lo faremo a Napoli il 3 e il 4 dicembre, poi porteremo a sintesi questo lavoro all'inizio dell'anno, proposte nuove, innovative, anche coraggiose, perché non è questo il tempo delle mezze misure. Una forza riformatrice deve avere il coraggio anche di lanciare delle sfide lunghe, dei pensieri lunghi, delle riforme incisive. Ma noi non possiamo vivere la costruzione di questo nuovo progetto per l'Italia, di questi giorni migliori per l'Italia, solo al chiuso delle nostre riunioni. Di qui l'ha già detto Vittorio, io su questo chiudo, l'idea di un grande passaparola, di un grande porta a porta nel mese di novembre. Noi dobbiamo rompere il muro che si sta creando tra i cittadini, una buona parte dei cittadini, e la politica. Dobbiamo riportare la politica a stretto contatto dei problemi, delle difficoltà, anche delle critiche dei cittadini, critiche che ci interpellano anche noi, perché non sempre neanche noi le abbiamo fatte giuste, anche noi dobbiamo correggere, dobbiamo migliorare delle cose, a cominciare dal fatto di essere, come dire, un partito anche che vive di più la sua responsabilità comune verso l'Italia. E quindi il 6 novembre con l'Assemblea dei Segretari di Circolo, che per noi sono, guardate, l'anello decisivo nel rapporto tra la politica e i cittadini. 3 fine settimana di porta a porta, il 20 di novembre facciamo di nuovo 10.000 gazebo in tutti i posti dove abbiamo fatto le primarie. Ritroviamo il gusto di questo contatto diretto, ascoltiamo, dialoghiamo, facciamo presente le nostre idee, rompiamo quel muro di freddezza che si sta creando con parti importanti dell'opinione pubblica, soprattutto di quell'opinione pubblica che è anche più sofferente, che fa fatica a vedere il futuro. E io penso che non solo questi tempi rilanceranno le ragioni fondative del Partito Democratico, ma potranno creare veramente, come stiamo facendo qui, le condizioni anche per avere giorni migliori per il nostro partito e soprattutto per il nostro Paese.